con le notizie in primo piano oggi. Calcio in Coppa Italia, primo sorriso per la casertana. Lega Pro per la Versa, vittoria al photo finish contro il Celano. In eccellenza il presidente Desiato chiede di più alla sua squadra. Basket per la Pepsi, buon test contro il Sant'Antimo. Ben ritrovati ad una nuova edizione di Sport News. Parliamo oggi di Casertana in apertura del nostro telegiornale, che ha vinto 3-1 contro l'Inter Napoli, centrando la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Seguiamo il servizio realizzato da Armando Serpe. La Casertana finalmente si sblocca e coglie un importante successo in Coppa Italia ai danni dell'Inter Napoli. In un solo pomeriggio i rossoblù ritrovano la vittoria e la qualificazione ai sedicesimi. Gran bel primo tempo degli uomini di Feola, che però nella ripresa dopo il terzo gol di Esposito calano vistosamente, facendo infuriare il mister. Cortese è squalificato e Maiella viene schierato in attacco dal primo minuto. All'undicesimo il match si sblocca. Okorocchi lancia Mortelliti, il siciliano con un destro imparabile batte Vaccaro. Gli ospiti sono poca cosa, al minuto 25 Camorani è bravo a rubare palla alla tre quarti, si invola ma si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore e il raddoppio sfuma. 8 minuti dopo però ci pensa Maiella a griffare il primo centro con la nuova maglia, 2-0. Nella ripresa è il tempo di mettere palla al centro e Monaco viene atterrato in aria da Aiello. Per l'arbitro il rigore ed espulsione per fallo da ultimo uomo. Sul dischetto si presenta Esposito che non sbaglia. A questo punto i falchetti tirano i remi in barca. Mastroianni commette un ingenuo fallo di reazione, riequilibrando l'inferiorità napoletana. L'attaccante napoletano ringrazia per gli spazi concessi e insacca il gol della bandiera. Entra Di Matera che ci prova su punizione ma senza fortuna. L'ultimo sussulto è di Lepre, che a tu per tu con Imbimbo non inquadra la porta. Per oggi missione compiuta, ora sotto con la Turris. E a fine gara microfono per il neoacquisto Rosario Maiella, e vi ricordo che la differita dell'incontro andrà in onda questa sera alle 21 su Teleprima Sport. Vediamo. Maiella al debutto davanti ai propri tifosi, al Pinto, subito in gol. Sì, ci tenevo a fare bene e presentarmi bene davanti al nostro pubblico, anche se comunque questa vittoria ci è solo servita per un punto di partenza, perché comunque anche in Coppa Italia noi ci teniamo e vogliamo andare quanto più avanti è possibile, però la cosa più importante è comunque fare bene domenica e vincere domenica per proseguire il nostro cammino. Quanto è importante questa vittoria per sbloccarvi, perché io ero convinto che fosse più un fatto mentale? Sì, magari c'è anche ragione, può darsi un fatto mentale, però bisogna lavorare, anche il risultato positivo a volte ti dà quella scintilla che ti porta poi a un proseguo di un campionato più tranquillo. E quanto ti manca il ritmo partita? Perché in effetti questa è la seconda mezza spezzone di partita, domenica scorsa, oggi una partita intera. Quanto ti manca per andare proprio in forma, per vedere il vero Maiella? No, diciamo che sono già a un buon punto, perché comunque mi sono allenato regolarmente con una squadra di disoccupati lì a Napoli e nonostante tutto abbiamo fatto anche molte partite amichevoli dove comunque a volte ho anche fatto tutti i 90 minuti, quindi è solo una questione mentale di entrare a far parte di una squadra e di un gruppo, solo quello. Ora già mi sono ambientato abbastanza bene e niente, speriamo solo di andare avanti così. Sempre visto la tua esperienza, il fatto di avere una squadra nuova che gioca per la prima volta insieme, sì, quanto incide sul fattore anche risultato? No, io credo che quando giochi con dei giocatori come c'era la Casertana poi diventa tutto più semplice, quindi al di là di questo il calcio è sempre lo stesso, quindi basta guardarsi anche negli occhi, poi a volte uno ti può capire a volo, quindi con dei grandi giocatori come c'era la Casertana penso che diventerà tutto più semplice e tutto si può semplificare con il meno tempo possibile. Passiamo a parlare adesso di Lega Pro. Ieri vittoria al photo finish della Versa con un gol di Castaldo che ha fatto superare il Celano. Vediamo il servizio. 3 punti di platino per la Versa, che piega una diretta concorrente come il Celano e sale a quota 6 in classifica. Ai bianco-blu resta il rammarico di aver avuto maggiori occasioni, di essere stati puniti quando sembravano accontentarsi del pari. Rispetto alle previsioni, Zolfo e Varsi vanno in panchina con Marano e Varriale in campo. Poca gente al Bisceglia dopo il 4-0 di Solaliri. Un solo punto per gli abruzzesi che cercano la prima vittoria. Al decimo Luzzi, dalla destra, vince il duello con Diana e prova di prima intenzione con un tiro che Grande Aniello respinge.
capovolgimento di fronte e tiro di Varriale alto di qualche metro. Sono però sempre gli ospiti a rendersi pericolosi, come al minuto 13 quando Gentile col destro esalta i riflessi del portiere. Stessa scena un paio di giri di lancette dopo, con i medesimi protagonisti il risultato non cambia. Bella azione di Petaggine quando il cronometro segna il 24esimo, dalla sinistra disorienta l'avversario ma il tiro finisce sull'esterno rete. Si grida al rigore quando una punizione di Marzocchi crea mischia in aria, uscita di Liverani, tocco di mani, ma per l'arbitro è tutto regolare. Niente più fino all'intervallo, 4 sostituzioni in 15 minuti nella ripresa, poi a rompere la noia un missile del solito Gentile neutralizzato dall'estremo difensore. Dopo una lunga pausa al 21esimo l'Aversa si riaffaccia dalle parti di Liverani con una conclusione di Marano toccata in corner da un difensore e per poco non finisce in gol. Dalla stessa posizione ancora Marano a spaventare il Celano, ma la mira non è impeccabile. Tocca all'Olimpia tentare di scardinare la porta dalla distanza, sempre lui Gentile con un destro preciso e piazzato, fa volare Grande Agnello all'incrocio. Il parziale non si sblocca neppure quando un tiro cross di D'Angelo sbatte sulla parte alta della traversa e poi finisce in out. Ci riprova la Normanna con Petaggine che guadagna un angolo. È l'antipasto del gol partita firmato Nando Castaldo, abile a slirare più in alto di tutti e insaccare. 3 minuti di recupero e poi la Normanna festeggia la seconda vittoria consecutiva a casalinga. Adesso invece il microfono ai due tecnici in sala stampa, Romagnello e Facciolo. Secondo me è stata una buona partita. Abbiamo, e fortunatamente rispetto alle altre, abbiamo creato, come al solito non riusciamo a finalizzare quello che creiamo, arrivano parecchi cross dalle fasce, solo che dobbiamo essere più incisivi là davanti. Abbiamo sbloccato la partita su un calcio d'angolo, a un minuto dalla fine, e voglio dire, fortunatamente abbiamo sofferto poco perché poi la partita è finita, però comunque va bene così. Per una squadra come la nostra che ha l'obiettivo di salvarsi sono 3 punti che comunque abbiamo messo nella cascina. Guardi, io non è che sono deluso, forse deluso non è la parola giusta, sono molto arrabbiato. Perché quando calci in porta, e dico in porta, almeno penso 10 tiri, dicevo prima al suo collega che forse oggi il migliore in campo è stato il portiere dell'Aversa, credo. E non fai gol, il calcio è questo. È giusto che al 90esimo tu prendi gol come una disattenzione, però questo non può accadere perché altrimenti diventa vano tutto un lavoro durante la settimana, una preparazione e quindi poi quando cadi diventa poi difficile rialzarsi, ecco. Grignanello, ti sentiresti di dividere 1.5 con Castaldo per oggi? No, divido 1 punto, cioè, i punti sono di tutti quanti, c'è sofferenza, comunque questo è il nostro campionato, c'è stato da parte di tutti lo spirito di lottare fino alla fine, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà durante la gara, abbiamo cercato di superarli, poi sai, ci vuole sempre quel pizzico di fortuna. Però è importante che la squadra abbia questa mentalità e soprattutto la coscienza che deve lottare contro tutto e tutti fino all'ultimo minuto. Questo è il nostro campionato. E scendiamo in eccellenza, la Vis San Nicola dopo il rotondo successo in campionato contro il Nola si è ripetuto in Coppa Italia passando il turno. Il capitano Gigi Caputo, avvicinato sabato, ha spiegato il nuovo corso verde-blu. Ascoltiamolo. Gigi Caputo, capitano anima della squadra, 4-0, tutti a casa e prossimo obiettivo Virtus Carano, com'è andata? Penso che è andata abbastanza bene, cercavamo la vittoria perché era il risultato che ci siamo prefissati tutta la settimana. Un 4-0 penso che non ci sono state occasioni da parte loro che ci hanno impensierito. Il risultato poteva essere più rotondo, però abbiamo fatto un'ottima gara e quella era l'importante. Le paure della vigilia, sarebbe un debutto in campionato, stadio pinto, tanta gente ad acclamarti, ma alla prima ha sempre un fascino particolare. Ma sì, non ti nego perché ci sono sempre quelle tensioni che portano un giocatore, anche se ha 30-31 anni, a cercare nuovi stimoli per nuove avventure. Questo era un inizio per la Vis e per noi, per dare tanto sia alla città di San Nicola che a questi splendidi tifosi, quindi penso che abbiamo meritato, abbiamo dato soddisfazione sia alla società e personalmente mi sento di aver fatto una buona gara insieme agli amici.
fine primo tempo una partita che ho detto durante la telecronaca, Marcucci sconsolato perché no, vicissimo al gol non è riuscito nella conclusione, mister De Simone l'ha rincuorato e alla fine alla prima occasione l'ha buttata dentro. Questo è un episodio di un gruppo che si è costruito, si è cementato settimana dopo settimana. Questa è la mia sensazione dall'esterno, a te la testimonianza. Ma penso che questo è veramente un gruppo eccezionale che spero che rimarrà fino alla fine. Enrico non si deve disperare per niente perché fa un ottimo lavoro e quindi se avevamo fatto gol io e Roberto Tauro in merito era tutto suo e degli amici di squadra. Poi alla fine ci ha creduto un po' di più e è arrivato il gol anche per lui, perché lui veramente per noi là davanti fa un lavoro eccezionale. Un pensiero per i due gruppi di tifosi, i Rebels e i Devils, hanno incessantemente e sottolineo correttamente sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti. Ma per noi penso che sono importantissimi, lo ripeto per l'ennesima volta, sia l'anno scorso che quest'anno, sono loro che ci danno una grande mano, perché a portare gente allo stadio penso che sia la cosa che ogni giocatore vuole in ogni gara, quindi complimenti a loro che ci hanno dato una mano per tutta la gara. Non del tutto soddisfatto invece il presidente De Siato, che ha chiesto alla squadra di fare molto di più. Ascoltiamolo. 4-0. Gioco convincente, i ragazzi della VIS mostrano sempre cuore e carattere alla Giovanni De Siato, direi io. Ma io devo dire solamente due cose. Uno è ringrazio i tifosi che sono stati stupendi. La prima cosa che veramente si sono mossi in massa per questo evento qui a Caserta. Poi una cosa importante, voglio ringraziare il presidente della Casertana Verrazzi che si è messo a disposizione una struttura, il sindaco Pio Del Gaudio e soprattutto il nostro sindaco che ci ha fatto enormemente piacere che è stato qui con noi a vedersi la partita, stando nei suoi dove. Quindi veramente un grazie alla nostra amministrazione comunale di San Nicola, che veramente si stanno prodigando tanto per questa squadra e che veramente ci fa piacere questa cosa. Cosa non ti piace? C'è qualcosa in questa gara perfetta con l'entusiasmo alle stelle, la tifoseria? Forse sono venuti meno i tifosi del Nola, perché erano annunciati in un centinaio da Nola, non sono venuti, avrebbero reso bello e piccante il derby. Sì, ieri ci avevano comunicato che erano presenti circa 150 tifosi, cosa che poi non è stato così e quindi non so il motivo, perché prima ci hanno chiamati che dovevano essere presenti al Pinde, poi sono da meno, problemi loro, quindi detto io sono soddisfatto a metà per la squadra, ma soprattutto tanto per i tifosi e per il resto, per la squadra ancora non sono soddisfatto. Non sei soddisfatto, ma intanto gli impegni incombono. Mercoledì la gara di Coppa col Succivo e sabato partitissima col Carano. In tribuna Amorosetti, Filosa e Gelotto a spiare la prossima squadra. Ma il sabato credo che andiamo a affrontare una delle migliori squadre del nostro girone, insieme al Gladiatore, insieme al Savoia. E io credo che non sono io qua a dire che squadra sono. Per me sono le squadre più forti e poi... ci stava anche il Toregus sopra in tribuna e quindi io credo che dopo queste quattro squadre potrebbe essere la quinta squadra, potrebbe essere tranquillamente il San Nicola. Che settimana sarà? Una settimana tranquilla o alla Giovane De Siato, che sei abile nel pungolare i giocatori per non far perdere mai l'attenzione? No, non sarà una settimana tranquilla perché io non ho visto la mia squadra che io voglio, assolutamente, quindi sì, questi sono i predisposti per Carano. Io credo che a Carano, per tutto il rispetto dell'Atletico Nola, non troveremo una squadra così, quindi dovremmo veramente impegnarci tantissimo in questa settimana e stare veramente con il morale altissimo, perché certamente troveremo un'altra squadra, una squadra per me, io l'ho detto prima, è una delle più forti di questo campionato, è molto attrezzata, è molto organizzata, c'è un ottimo allenatore che è Ciro Moriosetto e quindi io credo che, come dicevo prima, a me è una delle squadre più forti di questo campionato. Ed infine parliamo di pallacanestro. Al Palamaggio ieri pomeriggio positivo il primo test contro il Sant'Antimo. Buone le prestazioni di tutti, spiccano le prove di Smith, Rose e Collins. Archiviata la prima amichevole, si attende adesso l'arrivo di Capitan Dornekamp. Seguiamo i particolari nel servizio di Marco Petriccione. Dopo tantissimi allenamenti è finalmente arrivato il momento della prima vera partita dei ragazzi sacripanti. Ieri pomeriggio contro il Sant'Antimo, squadra di Lega 2, la Pepsi è scesa sul parquet del Palamaggio per far vedere i primi frutti del lungo lavoro di preparazione. Dopo il match disputato a porte chiuse e quindi aperto solo alla stampa, le impressioni non possono che essere positive.
È vero che un anno fa di questi tempi le amichevoli erano giocate con qualche avversario di rango superiore come il Maccabi Tel Aviv ad esempio, ma diversi erano anche gli obiettivi. Con una salvezza da conquistare, i primi canestri dei bianconeri fanno già ben sperare. I primi punti dell'anno ad essere insaccati nella retina li ha firmati André Smith, il migliore dei suoi. Domenica la Reggia si era fatto notare per la sua simpatia, ieri per la sua naturale predisposizione verso la fase offensiva, con buoni movimenti e piacevoli giocate. Insieme a lui, tre più lucidi sicuramente Collins, già leader in cabina di regia, ed Eddie Rose, che nel finale ha deliziato con qualche schiacciata. La Juve è sempre stata in vantaggio, chiudendo i quarti con i parziali di 27-21, 23-17, 21-14 e 24-17. Sotto le plance buone, le prestazioni di Stipanovic e Fletcher, rispettivamente 12 ed 11 punti. A tratti bene anche Righetti, molto bene Maresca, soprattutto nel secondo quarto. Non male l'idea del doppio play Collins-Ciorciari, adottata da coach Sacripanti in alcuni momenti dell'incontro, soluzione da tenere a mente quando ci sarà la necessità di pressare i portatori di palla avversari. Ora non resta che aspettare l'ormai prossimo capitato casertano Aaron Dornekamp, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Prima dell'esordio in campionato con Treviso, la Pepsi è attesa da altri incontri, a cominciare dal torneo di Lecce, in programma questo weekend. Sabato, Collins e compagni sfideranno Brindisi, mentre domenica una tra Avellino e Barcellona Pozzo di Gotto. Il fine settimana successivo, i bianconeri prenderanno parte al torneo della calzatura a Porto Sant'Elpidio, con Pesaro, Avellino e Montegranaro. Infine l'1 e il 2 ottobre ci sarà il torneo Città di Caserta, contro Roma, Avellino e il CSK a Mosca. Bene, ed anche per oggi il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio la programmazione di Teleprima. Arrivederci.